Quindi io ho avuto l'opportunità di conoscere un straordinario regista, bravissimo italiano, che mi ha proposto nel momento giusto, col titolo giusto, in un modo giusto, un certo tipo di film. Io ero giovanissimo, avevo 27-28 anni, era Franco Rossi che mi ha proposto Giovinezza, Giovinezza. Io ho cominciato questo film, per mia fortuna, in bianco e nero. Perché per mia fortuna? Perché nelle scuole dell'epoca ci si insegnava soltanto il bianco e il nero, non il colore. Negli anni 58-60, i miei due anni del centro sperimentale, non ci dicevano nulla sui simboli, sui significati dei colori, eccetera, eccetera. Anche perché a quell'epoca c'era un pochino una abitudine a pensare che il colore non recepiva bene l'ombra. Per cui si facevano film a colori soltanto, film western, commedie, musical, qualcosa del genere. Il film drammatico era solo in bianco e nero, cioè c'era questo rapporto luce e ombra. E io ho fatto questo film, però sempre con certi tipi di istinti o di emozioni, e poi mi sono accorto che non conoscevo bene i significati di quello che facevo. Finito il film, ho avuto l'opportunità con la mia giovane moglie di fare una passeggiata a Roma, Piazza Navona. Sono entrato in una chiesetta e a volte ci entravo soltanto non per ragioni diciamo religiose, ma perché ogni chiesa, praticamente in Europa, specialmente in Italia, sono come dei musei aperti. C'è una certa struttura architettonica, romanica, gotica, rinascimentale, barocca, che ci dà una certa impressione. Entriamo dentro e vediamo delle statue, vediamo quindi sculture, vediamo dei dipinti. A volte se siamo portati anche della musica che qualcuno suona. Beh, quel giorno che sono entrato in quella chiesa, ho visto un gruppo di persone sulla sinistra che guardavano in alto qualcosa. Mi sono avvicinato e ho visto quel dipinto che avete visto qui nel filmato di Caravaggio. E sono rimasto scioccato che in 9 anni di studi, 7 anni di professione, nessuno mi aveva mai parlato di un signore che si chiamava Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e faceva quel tipo di dipinti. Io quando ho visto, ecco dove sta, come è stata rappresentata nel film Caravaggio, quella incredibile intuizione che ha sconvolto la storia della pittura, di un raggio di sole al tramonto che squarcia l'oscurità. E io sono rimasto scioccato e non capivo bene cos'era e come significava, ma certamente mi è rimasto talmente dentro che in molti film che facevo, anche inconsciamente, mi tornava quella assenza di rapporto tra la luce e l'ombra. E tanti film, da Dio fa del Lupedere, Rezzo, Apocalypse Now anche, fino al Conformista, c'è sempre stato questo senso mio dentro. È vero che il Conformista ha cambiato anche me la vita, perché eravamo giovani con Bernardo, lui 28, io 29 anni, quando abbiamo fatto quel film, ma l'abbiamo fatto soltanto con lo stimolo, la fantasia, l'amore di fare una storia che ci entusiasmava. Abbiamo cercato una visione che metteva a differenza quello che era l'Italia in quel periodo della parte fascista, della politica dell'Italia, e la scoperta in Francia che c'era un senso di libertà, di poter essere intellettuali come si voleva. La cosa che mi ha scioccato quando ho finito il film, quando è stato presentato per la prima volta, è che ho visto delle persone che mi conoscevano molto bene anche prima, ma mi guardavano e mi parlavano in un modo diverso. E io sono rimasto giovane come ero, ho detto, ma io sono lo stesso di prima, non sono cambiato. Perché loro cambiano? Ho capito che bisognava purtroppo mostrare agli altri, non a se stessi soltanto. È stata una cosa un po' difficile per me da digerire, però quella era la realtà. Per carità, se qualcuno non ti conosce e vede una tua opera, è una bella scoperta, ma qualcuno che ti conosce prima e cambia il suo atteggiamento con te stesso, questo è un po' grave. Chi ha visto quell'opera è stato Francis Coppola al New York Film Festival e l'ha amato talmente tanto che ha voluto assolutamente chiamarmi vicino a sé a cominciare a pensare a fare un progetto come Apocalypse Now. È il primo film, perché è stata la prima persona con cui ho accettato di fare un film internazionale, perché ho sentito di nuovo un grande trasporto, un abbraccio da parte di Francis, e mi ha subito spiegato perché voleva fare quel film. Non era un film di guerra, come io temevo, che non c'entrava nulla.
ma era un senso di cercare il senso delle civilizzazioni. Quando mi disse leggi Cuore di Tenebra, e tu capirai il principio che io voglio mettere su questo film, e Cuore di Tenebra, Gesù ancora dice una cosa molto precisa: quando una cultura si sovrappone a un'altra cultura compie un atto di violenza e va denunciato. E ho capito che era una cosa talmente universale che mi riguardava, e ho cercato, con le conoscenze che avevo all'epoca, di utilizzare la luce, i colori artificiali che si sovrapponevano ai colori e alle luci naturali per creare visivamente quel senso di conflitto che c'era tra le nazioni. E da lì è cominciata la mia storia internazionale.